E bentrovati ad un nostro nuovo appuntamento con la trasmissione di In Comune, nata dalla sinergia di Valdarno Channel con l'amministrazione comunale di Montevarchi. Prosegue il viaggio nel mondo dell'associazionismo, ma stasera apriamo una bella parentesi sulla notte bianca a Montevarchi. Tantissimi i valdarnesi e non solo che sono stati presenti sabato sera, una bellissima festa con davvero tantissime migliaia di persone. E allora andiamo a vederla. Sì, quest'anno davvero un ringraziamento all'assessore Francini, un ringraziamento al centro commerciale naturale, a tutti i cittadini, agli uffici che hanno lavorato, perché abbiamo centinaia e centinaia, migliaia di persone in tutto l'ovale del centro storico. È davvero una soddisfazione immensa. Io non ricordo a memoria una partecipazione, un'intensità di pubblico di questa, in questi luoghi. E soprattutto c'è anche una varietà di manifestazioni, dal approfondimento religioso, perché c'è una chiesa, il Redentore, aperta per chi vuole anche approfondire l'aspetto religioso, a tante decine di manifestazioni. E in ultimo chiudo con un invito ai miei concittadini, perché il 25 luglio inauguriamo via Trieste, e quindi la prima strada della ristrutturazione dell'intero valle del centro storico. Un augurio perché si possa il prossimo anno fare la settima manifestazione del Notte Bianca con il centro storico quasi interamente ristrutturato. Tra l'altro abbraccia tutte le età e tutte le esigenze, dal commercio, dall'antiquariato, dall'artigianato, balli, canti, danze, insomma di tutto di più. Luigi Monti, una casa spagnola sotto la Montella, a 2,21 Tuartisper, una bici molto innovativa, ne avete visto sicuramente. Un piede fa una punizione, 10 flessioni. Dai, Sì, è davvero un'iniziativa importante che ormai ha preso piede, che è quindi un'abitudine, una buona abitudine per tutta la cittadinanza. Scusate, sono tante le iniziative. Questa sera noi come comune abbiamo appunto aiutato tutte le iniziative variegate, e in particolare come assessorata alla cultura abbiamo curato Piazza Mondo, un evento in via Cennano a due passi da qui, in una via storica importante per il nostro centro storico, in cui c'è una scena multietnica con il coinvolgimento delle comunità straniere, di tante associazioni del territorio, e in alcuni fondi c'è musica e teatro, quindi un bel modo di passare una serata insieme e credo un po' in linea con quello che dicevi te, che interessa famiglie, giovani, musicisti e tutti. Con Roberta Soldani, delegata della Confcommercio, sesta Notte Bianca a Montevarchi, un evento sempre più consolidato, quest'anno grandissima partecipazione da parte di tutte le età e con tantissime attività e iniziative. Sì, è la sesta edizione, siamo molto contenti, è una sinergia fra l'amministrazione comunale, che vorrei ringraziare, l'amministrazione, tutto l'ufficio tecnico che ci ha permesso e tutti i dipendenti per arrivare a raggiungere questi obiettivi. Veramente una grande festa, una grande partecipazione, una partecipazione soprattutto anche delle imprese commerciali, che comunque in queste notti, al di là del periodo, non bisogna mai abbattersi, ma crederci sempre nel nostro lavoro, nel commercio, e sperando che questa notte calda e piena di vita sia un presagio, un bel presagio per la prossima stagione autunno-inverno. Thank you.
Ebbene, questa è la notte bianca a Montevarchi. Come avete potuto vedere, un successo meraviglioso per questa bellissima festa. La nostra trasmissione di In Comune però si conclude qua e ci troviamo come sempre il prossimo lunedì alle 21. Buonasera.